No, sono fermo, ragazzi, ci mancherebbe. Eccoci qua, difatti ho detto guarda la strada, che... Ciao Timothy, buongiorno. Ciao, io adesso vedo tutto bloccato. Ah no, ci sono, ci sono. Ciao a tutti, ciao, ciao, io mi vedo. Prima diretta da una macchina e La prima diretta quindi da un'auto ferma, ovviamente, lo specifichiamo già. Eh bisogna, perché sì. ci sono troppi matti in giro. Hai ragione. Ecco, Cosa mi racconti di bello? è arrivato qualcuno che già ti saluta. Chi? Io. Bimbi, ah, Steven! Salutiamo Steven, vai. È colui che ci ha fatto conoscere Direi di sì. ormai quasi un anno e mezzo fa, sempre. Direi proprio che è colui che ci ha fatto conoscere, sì. E poi siamo andati avanti un sacco. Te... Saremmo andati avanti anche di più, ma siamo andati avanti quanto si poteva andare Sì, ma noi non vogliamo correre, no? Noi ce le vogliamo godere le Ma avventure. vabbè, io una corsetta la farei ogni tanto, eh. No, invece ti ho fatto buttare dalla collinetta, no? Per quella foto plastica. Che al momento in cui ti scassi un ginocchio, Qual è? svegliamo l'arcano, quella che con la pistola in mano, quella che avevi Ah! utilizzato una volta. Boia, bella quella. Tanta roba. Saluta anche Domenico. Salutiamo tutti. Io sto cercando di sistemare un attimo la mia view. Niente. Vabbè, lo tengo in mano, tranquillo. Non sono abituato a tenerlo in mano. No, nel senso, il cellulare, eh. E ti saluta Michele, tutti stanno arrivando, tutti si Ciao, sta ciao ragazzi, popolando. ciao, ciao. Dove vai? Dove stai andando? Non sta andando, è fermissimo. Guarda, ho le mani qui e l'altra è sul telefono, sono fermo, vedi? Sono immobile. Abbiamo un Timothy scrupoloso. Dopo mi arrivano i messaggi, però quando guidi non devi stare al telefono. Anche perché C'ha ragione. arrivano tipo quelli di Striscia, ci guarderanno, no? Che dicono: ah, quelli i Non siamo VIPs. abbastanza famosi per Striscia, No, no, capito? fidati che arriveranno. Non siamo abbastanza qualcuno per Striscia. Eccoci. Cosa mi racconti? Oh, Dimmi. io niente, io pensavo di venire a fare un giro dalle tue parti a breve perché sostanzialmente ho voglia di camminare, di girare, Sì. quindi ti dirò qualcosa. E Valeria, Rita, Callisto, Federica, Strua, Sì, tutti tutte... amici, tutti amici. Tutti amici. Dai, raccontami te qualche... Ma sai, un io po' poi di vabbè, musica. i miei ragazzoni sono abbastanza aggiornati. Io mi sono preso questo anno, dove me lo sono preso, lo sai, ma va bene, ce lo siamo presi tutti. E quindi questo anno diciamo che l'ho utilizzato per chiudere il disco. E capiremo cosa farne e trovare un lavoretto come quello che sto facendo che mi tiene coi piedi per terra ben saldi, oltre al fatto di portare a casa due soldini per la famiglia, e poi di riempirmi di casting, provini dalla A alla Z. Ho fatto casting anche per cose che non avrei mai pensato veramente, Bellissimo. però va bene, insomma, qualche risposta arriverà, speriamo. E se non dovesse arrivare nessuna risposta, poco importa, andiamo avanti. È che se non lo fai tu, non lo fa nessun altro per te, quello che io ho sempre detto, no? Ho Esatto. cominciato a mandar via anch'io curriculum, curriculum così, e anche se dicevano cerco ventenne, ma sì, va bene, mi sento un ventenne. No, io non mi ci sento, però diciamo che non è un grosso problema per quanto mi riguarda. Un attimo, vedrete un po' di buio, ma, no, ma arrivo subito, eh. Non vi Fa preoccupate. parte della scenografia. Nel mentre sto facendo. Ciao, Ciao. Eccomi, fatto, sono vostro ancora.
No, hai capito, ho accumulato queste esperienze, che comunque già il fatto di fare dei casting e dei provini è già quello un'esperienza, dico, Sì. quindi. Perché comunque trovi delle persone con cui parlare. Ne parlavo l'altra sera con, si chiama Sirio Alfieri, è un prestigiatore che ho conosciuto al casting di Italia's Got Talent e da lì si è rimasto in contatto. È bellissimo, no? Conosci gente sostanzialmente fuori di testa quanto noi che mandiamo i curriculum. Però che ci credono in quello che uno fa, perché l'importante è quello, no? Fai le cose non tanto per farle, ma perché ci credi. Senti, ma qui in questa chat, spiegami, la gente che scrive la vedi solo tu, sì. No, la vedi anche tu, però devi schiacciare da cellulare è fatica. Da computer è molto più semplice. Devi schiacciare il pulsantino More Ah, e ok. poi dopo Ah, ok, dovresti diciamo. avere comments. Sì, li ho visti. Quelli lì. Sì, no, li vedo tutti, no, dai, così almeno, ok, visti, visti. Devo aprire proprio la cartella, ma va Io li bene. posso mettere in sovraimpressione quando Poi te lo io metto quando fanno le domande. ti vedo sempre col 3, giusto? Non ti vedo mai in movimento. Io no. Sì. Ti Io vedo posso fermo. mettere. Esatto. Ah, Perché se uno vuole condividere lo schermo, un video tipo Maschera che l'abbiamo condiviso con Steven, ok. c'è un'opzione che poi metti le nostre facce a parte e poi dopo condividi lo schermo. Però poi YouTube ha pensato bene di zittire il tuo video e quindi si vede solo in sovraimpressione senza È una video. violazione della privacy. Ma ti stavamo facendo pure pubblicità fortissima, Ma loro YouTube. non lo sanno. Vabbè, Vabbè. E cantala in diretta a sto punto. cosa ti canto? La C'è vecchia Gigogì. il cattivo di Maschera qui davanti a te. Chi è? Me. Sì. Ma che giornata quella lì. Bella, no? Indimenticabile proprio, eh. Come tante altre, lì giù dov'era? Vicino all'autostrada, un'autostrada o una tangenziale dove siamo andati a fare dei pezzi? No, no, era l'autostrada. Ma Era l'autostrada, caro. raccontami un po' di All Together Now. Ma All Together Now, All Together Now è sempre quello. Ci sono stati un po' di cambiamenti quest'anno, no? C'era una giuria, ma la giuria chiaramente c'era perché in qualche modo il pubblico andava sostituito, no? Con la presenza di qualcuno. Boh, chiediamo a chi ci sta seguendo se a loro è garbata la scelta della giuria. Io un'idea me la sono fatta, chiaramente. È un meccanismo, una macchina che non si ferma mai. E All Together Now è un programma vincente in partenza perché ti dà la possibilità di gareggiare per un premio, no? Quindi è una gara fondamentalmente, non è un talent, non promette contratti discografici, non ti fa vedere la luce per poi toglierti di colpo la lampadina. È un cacchio di gioco dove si possono vincere dei soldi. No, Chiaramente però è poi sai. bello perché cioè, trasmette allegria, no? Col fatto che uno si alza, comincia a cantare, euforico. L'artista di per sé, l'artista è pieno di spettri nascosti, ma fondamentalmente l'artista è un felice, no? Sì. Quando gli dai la possibilità di mettere in mostra il proprio essere è sempre una grande fortuna, quindi l'artista in mezzo ad altri artisti è una persona felice. Noi siamo felici quando siamo insieme ad All Together Now. Quindi insomma, questa cosa è palpabile. Probabilmente il successo di All Together Now lo si deve molto anche a questo. E invece passando al duetto, Al duetto di.
No, il duo, quello Al che duo dovevo acustico, venire dici? qui, sì, quello che dovevo venire a farvi le foto e poi dopo è saltato tutto perché è arrivata la catastrofe in terra. Ma sai, l'acustico ti dirò, è nato un po' come sfizio, no? L'acustico è nato per quagliare un po' di più e per provare a mettere i piedi in locali un po' più easy, un po' più soft, anche proprio per necessità psicologica. Quindi inizialmente è stato un po' un gioco, uno sfizio, non c'era nulla di programmato. Ad oggi ti dico che probabilmente. Durante il primo lockdown, prima che bloccassero veramente tutto, io l'ho scampata anche proprio grazie all'acustico, no? E l'acustico oggi è una parte importante di me, no? Quindi che piaccia o non piaccia, la chiave unplugged, no, della storia del rock, un appassionato di musica non può che apprezzare appunto, no, la serata acustica. Sono due cose completamente diverse. Io penso che nei prossimi mesi ci saranno delle grosse rivoluzioni, a prescindere, perché io ho voglia di rinascere e rinascendo ripartirò da capo, ripartirò da zero. Con questo non vuol dire abbandonare musicisti e amici, ci mancherebbe, ma ho delle psicopatie che ho intenzione di portare sul palco insomma, in qualche modo chi incontrerà queste mie necessità, no? Proseguirà il cammino insieme a me, come è sempre stato, no? Ecco, io bene o male, poi alla fine, in un modo o nell'altro, sono sempre riuscito a crearmi la strada per arrivare dove volevo arrivare, no? E continuo e vado avanti così. Anche se è in salita è sempre bello, no? Perché almeno uno arriva su col fiatone e è contento. Sai, Lucio, io la discesa non l'ho mai provata, che cazzo, quindi non vedo l'ora di provarla. Cioè, poi magari mi smalto, no? Però non vedo l'ora di provarla. Per me questa roba qua è sempre una salita e mi sono anche un po' abituato a stare in salita, capisci? Dopo ti abitui. No, allora facciamo un accordo. Prossima volta che vengo da te ti do un paio d'ore le mie ginocchia e poi dopo ti dico. Vai, vai. È l'unica roba che non mi sono rotto, cacchio, lasciamele le ginocchia. No, 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 te le presto, dai, non te No, le no, do io così. le è l'unica roba che non mi sono rotto le ginocchia, pensa, ne nemmeno dopo 22 anni di tavola da snowboard. C'è chi dice, Francesca, mi sono piaciute più le altre edizioni dove il muro era più coinvolto. Comunque, sempre un bel programma, magari ne facessero. Allora, questo è il succo dell'ultima edizione, no? Ma probabilmente serviva anche agli autori cercare di capire quanto è importante il muro. Secondo me quest'anno lo hanno capito perché nonostante si siano fatti ascolti da record per All Together Now rispetto alle altre edizioni, probabilmente il record lo si deve, no, al programma interessante. Diciamo che i commenti che andavano per la maggiore erano che poi la giuria arrivava ad avere troppo spazio rispetto al muro, no? È vero, lo confermo anche perché è un dato oggettivo, però c'è anche da dire che faccio degli esempi, no? Il microfono ogni due speaking, quindi ogni due volte che veniva utilizzato da un concorrente del muro, andava igienizzato. Quindi il microfono poi stava via, che ne so, 10 minuti. Insomma, c'erano Tempistiche delle veramente cose rilassanti. obbligatorie da fare che non si vedono, che però rendono tutto molto meno impastato, no? E più Sì. macchinoso. Ecco che una giuria tamponata di quattro super artisti, no? In questo modo ha fatto sì che non ci fossero le problematiche legate al Covid. Ecco. Ecco perché magari non avete visto nessuno del muro cantare quest'anno. Ecco perché magari, no, noi abbiamo parlato di meno. Ecco perché magari non c'è stata interazione nemmeno tra di noi, ma abbiamo fatto degli speech un po' tra di noi, tra coppie, no? Quindi ecco, magari io parlavo con Mietta, Mietta parlava con me. Ecco. Insomma, tutti questi meccanismi autorali che tu conosci e che col Covid hanno preso completamente un'altra piega, ecco. Sì, no, è diventato proprio un'altra roba. Una volta Certo. era molto più, diciamo la parola inglese, easy. Adesso è molto più, sei sul Beh, ma sai, ma trattore. molto spesso i programmi
alla seconda, alla... cioè i programmi, ma è giusto, sai, io trovo che sia giusto che un programma si rinnovi. Allora, qui c'è stata una necessità, che era il Covid, no? Però diamogli atto al fatto che comunque è un programma che funziona, che è attivo e che se probabilmente hanno voluto in qualche modo rinnovare, è per dare uno stimolo in più. No, certo, anche perché se mantieni sempre lo stesso format, prima o poi ci si rompe, salta tutto il meccanismo. Io dico solo che grazie a All Together Now noi artisti abbiamo potuto lavorare in 100 in un periodo in cui non era possibile lavorare, quindi mettetevi una mano sul cuore, dico, è vero che ci si è visto poco, abbiamo parlato meno delle altre edizioni, ma pensate che comunque noi ci sono stati veramente dei momenti in cui siamo stati al settimo cielo, perché ci sembrava di lavorare, ci sembrava di essere utili, ci sembrava ancora di servire e non ci sentivamo reclusi in casa, no, a tenere lontana la depressione dalla testa, perché poi sai che insomma, sai, ci sono anche delle cose che si attivano nella testa che, ecco, sono brutte, no? E che noi non vogliamo, perché siamo persone solari. Ecco. Invece facciamo un salto in un'altra tua cosa che hai fatto, che a me è piaciuta un sacco e che ti volevo affiancare quando si potrà, però a livello fotografico, è la scuola. Ah, di quella... Ma sai, lì poi probabilmente non ha preso, forse dovevo svilupparla di più, è un dato di fatto. È in stand-by, diciamo. No, in stand-by no, perché io è difficile che lasci delle cose in stand-by, sai. No, l'unica roba che ho in stand-by, l'unica cosa che ho in stand-by è la biografia, ma perché ho detto che butterò fuori la mia biografia quando nessuno butterà fuori biografie. Cioè, se devo buttare fuori la mia biografia, no, e poi magari, che cacchio, ne devono uscire altre 12, capisci che dici che non è che voglio avere l'esclusiva della biografia, ok? Sì. Però secondo me la biografia deve trovare un momento storico importante, ecco. Certo. E quindi quella è l'unica cosa che ho in stand-by. Non amo tenere in stand-by le cose, davvero no. No, per il fatto che se uno lo deve fare adesso, deve farlo con la didattica a distanza, per me non ha senso. Io piuttosto... No, non ha senso, ma io poi ti dirò di più. Io ti dirò che sono andato in un paio di scuole, in tutte le classi ho cercato di andare. La cosa è stata molto carina, secondo me si poteva sviluppare in maniera migliore. Perché? Perché comunque l'ho fatto di spontanea volontà, quindi senza uno sponsor che mi appoggiasse. Quindi capisci che tutto diventava una spesa. Ecco, te l'ho messa giù proprio papale papale, sì, no? Sì, sì. È chiaro che se io vado a fare un dissing o vado comunque a portare un'esperienza in una scuola, vado comunque a creare per quanto possibile un percorso, no? Di qualche ora o di qualche momento con dei ragazzi, no? Vado comunque ad individuare in pochi secondi, anche grazie all'aiuto delle maestre o professoresse, quali sono i bulletti della scuola. E non è che noi andiamo a marziarli, no? Andiamo a fargli capire quanto un bullo può essere utile per una persona che non è bulla, senza dover bullizzare, no? Cioè, il fighetto può aiutare gli altri a essere fighetto, in modo tale che il fighetto sia un po' meno fighetto e quello meno fighetto sia un po' più fighetto, no? Ma è sempre stato così. Prova a pensare anche solo il calcio, il pallone. Io a calcio facevo cagare, ok? E quindi ero esiliato. Allora io dico, se uno a calcio fa cagare, perché quello più forte invece di pavoneggiarsi e basta, non insegna a quello un po' più sfigato? Non sempre, è chiaro, no? Ma magari lo rende partecipe, no? Ci prova perlomeno. E soprattutto anche gli allenatori. Io mi metto una spina nel fianco perché mi è capitato quando avevo i ragazzi piccoli che dall'alto, quelli in alto che dovrebbero tenere tutto un po', essere un po' le chiocce, no? Erano i primi. Troverai, perché dovevano... sarà sempre più difficile trovare, anzi scusami, sarà sempre più complicato trovare allenatori della vecchia scuola con una mentalità nuova e aperta. Certo. È più facile che si vada a lavorare sui giovani, no? In modo tale che imparino a dissolvere questa differenza, che poi differenza non è, non esiste, no? Non c'è differenza. Sono sempre ragazzetti, sono sempre alunni, sono sempre come ragazzi che devono crescere.
come nella Certo. fotografia, ti dico, è sempre un punto di vista, no? La Certo. cosa è sempre uguale, dipende sempre dalla prospettiva in cui la guardi. Ma io sono circondato, adesso ti dico, i miei figli, sai, mio figlio grande va a scuola, io sono circondato da persone, ragazzi, che dicono, se quello lì ti ha dato una sberla, tu dagliela più forte. Dove cazzo vogliamo andare? Cioè, dove cazzo andiamo? No, allora, cioè, ci sarà sempre sta regola qua, no? Ti parlo di genitori coetanei che hanno la mia età, 35, 34, 38 anni. Non puoi dire a tuo figlio, se ti ha dato una sberla, dagliela indietro più forte, no? No, Non no. esiste. Così non levi dai coglioni i bulletti. È chiaro, no? Allora, io sono convinto che un bulletto ogni tanto qualche patuffa, no? Debba prenderla, giusto per capire. Io ne ho prese tante, ragazzi, eh. Io ne ho prese tante, tante. No, è sbagliato. Io ho preso quelle che devo prendere dai miei, ho preso quelle che dovevo prendere da quelli più grandi quando gli rompevo le palle e ho preso quelle che dovevo prendere dai bulletti del cazzo. Sono diventato bulletto anch'io un anno della mia vita perché la cosa più figa della terra sembrava riuscire a diventare bulletti quando eri bullizzato, no? Per poi scoprire che alla fine il bullo, fondamentalmente, se si lasciasse penetrare il cervello, sarebbe potenzialmente anche un figo, no? Cioè, il bullo, poi alla fine, non tutti, ma tanti, hanno delle capacità, no? Non sono tutti dei coglioni, quello voglio dire, no? Ecco, devono solo capire che hanno delle potenzialità. Probabilmente il bullo ha lo stesso problema del non bullo all'inverso, ok? Certo. Cioè, il non bullo fondamentalmente è un emotivo, ok? Una persona che non ha il desiderio di, o la capacità per timidezza di esprimere, no, il proprio essere, lo deve trovare col tempo. Il bullo invece è uno che, anzi, no, per sottolineare il proprio essere da cazzone, no, rompe le palle a gente che non ce l'ha neanche per le palle, ecco. E questo concetto ero riuscito a portarlo nei ragazzetti, no, in maniera molto attiva, e avevo avuto anche delle belle risposte anche da parte delle maestre, no, che dicevano, cavoli, guarda, ci sono veramente tante belle cose che si possono fare, ma io, Lucio, questo lo penso di tantissime altre cose. Tu capisci che nel 2021 l'educazione sessuale è ancora un tabù nelle scuole? In Italia, ovviamente. In Italia, chiaramente, parliamo dell'Italia. Io ho scelto di vivere in Italia, quindi parlo dell'Italia. Sì, cioè, sì. Nel 2021 abbiamo ancora 3 ore di religione, ok? Quando ognuno ha il diritto di credere nella cazzo di religione che vuole, ok? Abbiamo 2-3 ore di religione a settimana nelle scuole e non insegniamo ai bambini che è giusto mangiare la frutta e la verdura. Quindi ci troviamo con dei bambini di 10, 11, 12 anni che pesano 80 kg, ok? Che non hanno minimamente intenzione di partecipare ad alcuna attività sportiva, perché gli basta stare a casa a giocare con i videogiochi dalla mattina alla sera, che mangiano da McDonald's almeno 4 giorni a settimana, perché probabilmente nessuno gli spiega che probabilmente ci sono delle particelle di cibo che ingurgiti che ti fanno del male. È chiaro che non ti dico morirai, no? Però fino a quando nelle scuole non ci sarà predominanza di educazione sessuale, perché ci sono ancora ragazzini che a 17 anni diventano padri, ci sono ancora donne che diventano madri a 16 anni nel 2021, capisci, no? Ecco, ci sono tante cose che si potrebbero fare simpaticamente nelle scuole, no? Diciamo che io sono andato a colpire, no, quella in cui poi mi sono ritrovato nel mio passato, no? Che è appunto quella dei bulli. Il bullo, se lo prendi come vuole essere preso, perché si tratta di analisi della psicologia di un bambino, che è complessissima, non la voglio sminuire, ma è chiaro che un bambino che fa il bullo ha delle mancanze, no? Ecco, bisogna andare a capire, ma ci sono un sacco di psicologi esperti, è bellissimo tutto questo, però poi alla fine serve qualcuno, ok, che sta storia dei bulli al bambino gliela faccia mangiare come un piatto di pasta asciutta, ok? Non è che servono, cioè la seduta dallo psicologo perché magari hai menato un bambino è una cosa che demonizza un po' questa cosa, quindi rischi di andare ad appesantirla, no? Ecco, fino a quando si parla di bambini, chiaramente, no? Qui facciamo un salto nel campo cinema, che c'è qualcuno che conosci bene, che
Posso farti fare qualche domanda da qualcuno che sa fare domande di cinema meglio di me? Allora, se è inerente al futuro, io trovo che sia interessante parlare del lato cinema. No? Sei d'accordo? Allora, sì, molto d'accordo. Cioè, se parliamo di possibilità future, non c'è. Parliamo di tutto ciò che comprende me, te, Steven e compagnia bella. Esatto. Vai. Vuoi che parlo io o aspettiamo le domande di Steven? No, aspettiamo che fa una domanda a Steven. Vabbè, una cosa la dico io, così creiamo una sorta di esclusiva sì, in questa live, ok? Fra non molto, non ho ancora la data perché stiamo aspettando, appunto, come dicevo prima, alcune risposte. Gireremo il nuovo singolo, il video del nuovo singolo di questa nuova avventura del nuovo disco, no? Quindi è una cosa molto importante. Intanto lo gireremo, giusto, Lucio? Quindi singolo pronto, video pronto, e intanto siamo lì e siamo armati, ok? Che non sia mai che c'è da fare la guerra, giusto? Miraggio Deluxe pronto col suo super cannone, no? Ok, quindi tu diciamo che Lucio sarà il designato assolutamente per volontà ad occuparsi di tutto quello che riguarda backstage, no? Short video, stories, quindi tutto quello che vedrete inerente al video. Sono entrato E poi io, la sei persona che è bloccato. comparsa, che era... ci siete? Ci siete? No, io ci sono, vi vedo adesso. Timothy, devi tenere il... Ma cosa ci fai tu qua, che sei lì che non vedevi l'ora di entrare? Devi tenere la scenografia ferma, quella dietro, no? Eh? Devi tenere la scenografia ferma, perché sembra che stai andando. Non ho capito nulla io. Fa lo stesso, vai Steven. No, lascio finire Timothy. Stava dicendo delle belle cose. Niente, l'abbiamo perso. Ok. Quindi tocca a te, Steven. Vabbè, intanto ciao a tutti ragazzi. Comunque sia io che te, Steven, dobbiamo andare da Sydney, eh? Io mi sono ritrovato qua. Dice, cos'è che hai detto, Lucio? Scusami, ho detto sia io che te dobbiamo andare da Sydney presto. Presto noi ci ricongiungeremo con Timothy, perché ne stava parlando. Volevo lasciarlo dire a lui. Intanto, adesso che si sta riconnettendo, andiamo avanti noi. Dicevo, perché c'è un progetto imminente che ci vede coinvolti con lui, dove c'è anche il nostro caro Lucio. Però vabbè, mi piacerebbe che fosse Timothy a parlare comunque di quello che è il progetto. Non vorrei rubare a lui questa cosa qua, anche perché è suo principale. Allora tu parla un po' di quello che ha fatto in The Carpenter, Timothy, aneddoto. Beh, oddio, gli aneddoti, lo sai Lucio, ne abbiamo già parlato anche la scorsa volta, ce ne sono davvero tanti. Diciamo che, come sempre, è stata un'esperienza indimenticabile quella con Timothy, perché Timothy è super... Ascolta, invece, parliamo del nuovo video, vuoi? Tanto possiamo sbottonarci. Possiamo sbottonarci. So famo noi altri il video, no? Ecco. Allora... adesso non parliamo del concept, perché altrimenti sveliamo tutto, giusto? Puoi dire quello che vuoi per me. Lascio a te. Certo. No, allora, abbiamo pensato, no, appunto, ad un video che sarà suddiviso in due parti, quindi una parte girata all'esterno e una parte girata all'interno. È corretto? Corretto. Bene. Vogliamo mettere al corrente chi ci sta seguendo, lo vedete voi, io non lo vedo, chi ci sta seguendo del materiale a disposizione che abbiamo. È materiale di alta tecnologia? Confermo, altissima tecnologia. Cioè, possiamo io, te, Lucio e altre poche persone creare un video
in linea con i video che ci sono ora attualmente a disposizione nella discografia italiana? Ovviamente sì. Possiamo fare meglio? A quello ci si prova sempre, ovviamente. Siamo qua per allora migliorare. Noi puntiamo a fare meglio. Ovvio. Allora possiamo dire anche, lanciamo delle scelte, no? Diamo tre scelte su una tipologia di video che potremmo fare. Non vi daremo la risposta. Voi conoscendoci dovrete capire quale sarà. Allora, scelta numero uno. Timothy cammina nella steppa verso una meta sconosciuta, ok? Non c'è una zona di arrivo. Timothy se la canta bella lì e cerca di farvi arrivare il significato delle parole che sta cantando. Ok? Bella idea? Sì, sì, molto carina. Altra idea. Immagino. Timothy aspetto sfrutta la tutte le conoscenze che ha nel campo dell'automotive e ha deciso di andare in pista con una macchina e distruggersi e cantare una canzone che ha un significato molto forte e quindi prevede una sorta di video altrettanto forte. Ci sta come idea, no? Molto bella. Bene. Terza opzione. Timothy si è un po' rotto i coglioni di tutto e di tutti. E quindi decide di intraprendere il suo percorso di vita e incontra gente della quale si è rotta i coglioni. Però nella vita non puoi dire ad una persona mi sono rotto i coglioni di te. E quindi si impara ad avere una fucking double face nella vita, ok? Che fa sì, no? La classica faccia di bronzo, giusto Steven? Allora, diciamo che la terza opzione è Timothy faccia di bronzo versus Timothy real face, giusto? Giusto. Ok, scegliete uno dei tre video, quelli più votati qua sotto prenderanno la sovranità. Quindi se voi sceglierete Timothy che cammina nella steppa verso una meta sconosciuta mentre se la canta, gireremo un video così, giusto Steven? Sì, giusto. Non è vero Steven, faremo sempre quello che vogliamo noi. appunto, siamo pirati per un motivo. Una cosa se posso, che vai, questa qua te la dico anche a te adesso, quindi probabilmente mi potresti anche mandare a quel paese, che farò venire due persone per fare un backstage dedicato a tutto questo video qua. Quindi la mia macchina ha quattro posti, tutti quelli che ci stanno soli, tranquillo. Io tutti quelli che riesco a caricare li carico, gli altri vengono da soli, non ti preoccupare. Bisogna. Vengono da soli, lo sanno già, non ti preoccupare. Belle queste cose in diretta, comunque. Anche Lucio viene da solo, eh? No, io ho sei posti nella mia macchina. Ecco, voilà. No, perché dico, bene. Ci sarà chi vuole, oltre a vedere il video potrà vedere anche quanto siamo pazzi nel dietro le quinte, cose che al momento, esatto, di te probabilmente sì, ma dei nostri io farei proprio uno studio, cioè io studierei un video del backstage. Appunto, quello sarà molto figo. Sì. Timothy, e che ne pensi di chiamare anche, com'è, anche Timothy brucia, no, fa bruciare Roma lì, ho visto che hanno taggato questa la diretta in una pagina c'è Valeria Rita Callisto, che è Valeria è della congregazione romana dei miei follower, quello è lì. molto attiva e ha sempre partecipato agli eventi importanti, no, della mia mediocre carriera artistica. Quindi è una di famiglia. C'è chi dice la 2, la 3, la 3, la 2 è bella. O la 3, secondo me la 3. Però chi vuole la 2 è perché vuole vedermi guidare. Si sono stufati di non vedermi guidare.
È troppo tempo che non mi vedono guidare. Allora io lancio questa cosa qua, Steven. Se tu chiami il ragazzo che verrà a girare, tu sai cosa, potremmo organizzare una giornata al circuito di Cremona, ok? E potremmo provare ad andare a girare un video di drift. Ovviamente guido io, è chiaro. Beh, forse non te l'ho detto, ma lo sai che quel ragazzo lì in questione che adesso... Lo so. Lui lavora proprio per quei tipi di video lì. Però non si sa se scegliamo quella, ecco, quindi... Potrebbe essere che non abbiamo ancora, è vero, non abbiamo ancora l'opzione scelta, è vero. Io o a me faccia di bronzo non dispiaceva. No, io voglio la steppa, Steven. Anch'io, volevo farmi un giro. Cosa volete? La steppa. Sì. Facciamo la steppa e poi faccio come fanno le mucche al pascolo. Una bella campanone al collo. Una bella torta lì nel video proprio. Beh, c'è anche da dire che la post produzione di The Carpenter è quasi finita. Questa è una novità che dico anche a te, finalmente. Con tutti i The Carpenter è il film quello famoso. Sì, è quello dove ci sei tutti. Vabbè. Ok, no, giusto per essere chiari, no? No, certo. Bravi ragazzi, sono contento che siamo sempre insieme nonostante passino gli anni. Io poi, guarda, una cosa che non mi sono più... Una cosa, vi sarete dati, no, delle mete durante questo fottuto lockdown. Io mi sono dato degli obiettivi, no? Mi sono dato degli obiettivi anche personali interiori. Cioè, ho deciso di far lavorare anche l'interiorità della persona. Troppo materiale. Io ho deciso che non mi tratterrò più dai complimenti, no? Dal lasciar trasparire qualche sentimentalismo, che non vuol dire che... ma dire quello che penso, anche magari se ti fai il problema tante volte, il famoso ti voglio bene, no? Ecco, che non è che vi devo dire ti voglio bene, per me potete fottervi, però mettere in luce e sottolineare continuamente la passione e la professionalità delle persone che in qualche modo, nolente o dolente, negli anni imparano a collaborare con un artista, è tanta roba. Probabilmente io mi auguro di continuare la mia vita artistica per altri 20 anni, ok? E magari anche riuscire a fare uno step in più, no? Però nel mio immaginario di vita artistica non mi vedo contornato da 1000 persone nuove ogni mese. Mi vedo con le stesse solite persone per tutta la vita. Io mi immagino, no, fra 20 anni che abbiamo fatto 800 miliardi di cose, che da un lato ci stiamo anche sui maroni, ma che finalmente, che ne so, una volta ogni 4-5 mesi si organizza una cazzo di tavolata da 100 persone e ci si diverte, ci si gode la vita, no? Quello che è stato, ma questo si può fare anche, non fra 20 anni necessariamente, eh? Possiamo fare anche appena ci liberano un po'. Quindi forse questa merdata qua del lockdown ci ha aperto un po', no, il cuore, no? Perché non abbiamo più voglia di trattenerci, vogliamo dire quello che pensiamo, vogliamo che la gente sappia quello che pensiamo di loro. E io ho deciso di essere così, no? Quindi sono contento, non ci conosciamo 1000 anni, però a capo cominciamo a essere veramente un periodo che... Lo stiamo perdendo di nuovo. Allora qui si va oltre la conoscenza, no? Così tutto sì. arriva no. Vabbè, che si sta muovendo giustamente, sì, no sì. Però concordo sul fatto che pensandoci è già 6 anni che conosco e collaboro con te, sembra ieri, però sono già 6 anni pensandoci. Ci ho pensato proprio in questo momento, cioè non ci ho mai fatto caso. Tanti anni, tante belle avventure.
e noi invece due. No, in realtà sono già tre. Ah sì? Eh sì, il 2018, sì, verso la fine del 2018 abbiamo fatto la prima collaborazione, 2019 abbiamo fatto The Carpenter, 2020 casa e orto. Ma no, vabbè, abbiamo fatto anche routine e altri due lavori, però dai, diciamo casa e orto. E 2021 è iniziato che Miraggio Deluxe ha voluto rompere un po' le scatole a tutto il mondo, praticamente, perché adesso aspettiamo che si ricollega. Io volevo andare a bermi il tè, ma a quanto pare non puoi, Steven, non puoi. La diretta adesso cambierà sotto... Aspetta, eh? No, no, non cambierà. Ah, eccolo. Oh, è andato tutto a fanculo, e si può dire, sì. Ho detto comunque che, pensandoci proprio in questo momento, è 6 anni che ci conosciamo e collaboriamo assieme, Timothy. Vedi, alla fine, vedi, cominciano a essere... cazzo, comincia a essere un bel percorso, comincia a essere vita vera, comincia a essere... Si comincia a essere anche sintonia, perché poi alla fine se due si sta sui coglioni e non lavorano più insieme. E quindi diventa anche diventa sintonia. E quindi, insomma, prima di mandarvi a cagare, vi voglio bene, va detto. No? Te ne vogliamo anche noi, non ti preoccupare. Lucio è molto Giacobbe, così, guarda. Mi sono messo il vestito delle feste per te stasera. Allora Lucio, se ti presenti così il giorno del video, ok? Io ho già pensato alla parte nel video da farti fare. Guarda che io così ci posso andare a lavorare, a fare anche il mio primo lavoro. Ma tu ridi, ma io veramente, dopo gliela scrivo a Steven. No, va bene, guarda, aspetta, guarda. No, farci vedere delle cose di cui potremmo pentirci. È tipo una vestaglia, no? Però è bellissima. Guarda, ho pensato la stessa cosa quando ti ho guardato bene. Quest'anno dai, ragazzi, non posso correre però, Timothy. Come, caro? Quest'anno non riesco ancora a correre, troppo presto. Tutt'altro, vedrai. Poi lo scrivo a Steven. Gli dicevo con Steven che noi invece cos'è? Poco più di... No, noi siamo 2 anni che ci conosciamo. Sì. E io invece ho iniziato quest'anno con queste dirette perché il messaggio che volevo lasciare proprio è la riunione certo. Con amici e non perché voglio che tutti siano contenti, che parlino, e poi io straccio i maroni, si possono dire maroni? E straccio i maroni a tutti mandando dei messaggi, avete voglia di fare delle chiacchiere, cose così. Non sei mica il Grande Fratello, puoi anche bestemmiare se vuoi. No, scherzo. Che se non comincia, guarda, è l'inno. No, è così, allora adesso tutta la prossima settimana, tutta questa e metà della prossima è già programmata, sono... molto contento perché sta piacendo questa cosa della chiacchierata, no? Perché alla fine ci troviamo qua, non ci sentiamo mai, ci fermiamo una mezz'oretta raccontando i cavoli nostri agli altri e... Ma poi diamo la possibilità anche alla nostra gente in qualche modo di passarsi via mezz'oretta, tre quarti d'ora. Sì, dovrei farne più spesso anch'io, ma poi mi scazzo perché voi sapete cosa sono abituato a fare io, e a me mettermi lì davanti a un cellulare a dire cazzate, sì, mi piace se lo facciamo in compagnia, ma io dopo un po' vorrei salire su un palco, vorrei spaccare le assi, vorrei saltare, vorrei cantare, quindi quando poi vedo che sono impossibilitato, no? Che devi stare attento alla luce, devi stare attento al riflesso, devi stare attento ai bambini che non urlino troppo perché altrimenti si sentono anche i bambini, insomma dai, mi avete già capito. Capito, quindi ci vediamo presto comunque, Timothy. Ragazzetti, quindi noi ci salutiamo, giusto? Ci vediamo nel giro di 2 settimane. Io attendo tu sulla data, e io anche. Allora voi state attendendo mie perché io sto attendendo loro. Lo so. Okay. Ecco, quando io
ho due date, ragazzi, andiamo, per me si potrebbe fare anche domani, veramente. E... ho detto domani? Steven, passo a prenderti allora. Allora, poi io ve lo dico, sarebbe molto carino, no? Trovare comparse, amici, su Milano, visto che lo gireremo a Milano quel giorno. Se avete conoscenti, no? Persone strange, come lo siamo noi, su Milano sarebbe bello inserirle. Pensateci. Guarda, io se io devo, quando ho la data propongo, perché così so che li tengo liberi. Grande, grande. Io anche. Grande, ragazzi, bravi, bravi. Allora salutiamo, come salutiamo tutti qua? Come si fa? Aspetta. Ah, ok, ci sono tutti i ragazzi. Da lì, ah, vabbè, dai, è venuta un po' di gente, dai, carino, no? Ce n'è, hanno seguito sempre come la diretta di Steven, un botto di gente di picco. Dai, bene, bene, sono contento, allora io vi saluto. Dobbiamo fare più dirette assieme allora, Lucio, è questo che ci stai dicendo in poche parole, tra di noi. Però spariamo veramente cazzate. No, oh, però potremmo fare... Una sera, allora, quando saremo a Milano, dato che la diretta ci sarà, sarà presumibilmente una diretta molto ignorante, con tutti vicino da me, mascherine, facciamo, ecco, è già sparito. No, e la risposta è no. Però era fermo. Questa volta era... ha voluto fare un'uscita strepitosa. Così, boom. Gente, stavo parlando io e allora è uscito, basta. No, comunque, eccolo. Ragazzi, cosa devo dirvi? Il mio telefono si è stancato. Ogni tanto esce. No, va bene, quando saremo a Milano la faremo tutti assieme dal mio telefono verso quella persona che ci sarà. Andata, promesso, e soprattutto tra circa una settimana cominceremo a dare qualche novità e qualche notizia sul video, perché abbiamo bisogno di voi. Ti ringrazio, Timothy, Steven. No, grazie a voi della chiacchiera, grazie, ragazzi. Davvero. Opera, ragazzi, io non ero qua. E dai. Puoi andare a bere il tè, Steven. Timothy, grazie. Io vado a giocare a Minecraft con i miei figli, che ho comprato la guida, così ho imparato. Allora, buona fortuna, Timothy. Ognuno ha le sue missioni. Io adesso vado a portare il telefono a mia figlia, che mi farà la storia per il collega, per la diretta di domani. Perché grande, io grande, anche grande. Fare la storia di Instagram. Grande. Ma comunque, Timothy, dico in diretta davanti a tutti. No, dai, non lo dico, lascia stare. Ciao, no, ragazzi. Dillo. No, dillo, dai. Assumiti le tue responsabilità. Segui su Instagram, vergognati, devo solo dirti questo. No, io non ho capito. Sono il tuo regista, o comunque la persona con cui collabori, e non mi segui su Instagram. Come non ti seguo su Instagram? Se ti taggo anche. Instagram, ho cambiato profilo, scusa. Sì, non si è accorto di niente. No, ma, quindi quello, ma quindi il profilo tuo che io seguo non c'è più? No, ho messo anche un video. Cagavano in tre persone, a me va bene così, te lo dico. Allora fai una cosa, Steve, mandami un messaggio così ti seguo. Sì, va bene, dai, scrivimi coglione. No, per favore, mettimi un mi segui. Ah, smettila, dai. Ciao ragazzi, vi voglio bene, a presto. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Da domani, ciao. Da domani questa diretta sarà su YouTube, canale il mio. E io te la condividerò. Idem. Grazie ancora. Grazie, buona serata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Lucio. Ciao, Steven.